A Teramo, a distanza di qualche anno, continuano le problematiche legate allo stato in cui versano le abitazioni consegnate agli sfollati del sisma in via Renato Balzarini e Colle Parco. Si tratta di appartamenti che, a detta degli inquilini, sono inadeguati, scomodi, non serviti e nel bel mezzo di un enorme cantiere. 23 famiglie sistemate negli appartamenti delle palazzine di recente costruzione a ridosso dell'università. Ma al centro della problematica anche la questione dei costi da parte degli attuali residenti. I problemi di via Balzarini restano, anzi si sono accentuati in relazione alla situazione che vivono queste famiglie. C'è un dialogo con Ater. Nel corso di questi mesi abbiamo convocato più tavoli alla presenza del consigliere regionale Taglieri, che ringrazio perché questa battaglia, l'attuale assessore Ciammariconi, in realtà è una battaglia che il Movimento 5 Stelle ha messo in campo e avviato già da diversi mesi e che oggi sta portando avanti non solo a livello comunale, ma anche e soprattutto grazie al lavoro del consigliere Taglieri a livello regionale, perché la questione, la problematica è una problematica di livello regionale, perché la regia è ovviamente su quel piano, su quel livello, e quindi occorre dare delle indicazioni. Un complesso che ricordiamo era nato come centro di salute e benessere, ma poi ha cambiato destinazione e ora dato in gestione all'Ater di Teramo. La responsabilità è a monte, c'è stato un errore iniziale quando non si sono rispettati i criteri delle risorse che sono arrivate a Regione Abruzzo, che sono state assegnate alla Protezione Civile, che doveva individuare degli alloggi in funzione di una criticità importante, quella del 2016, a persone che erano rimaste senza abitazione. Il scenario futuro è quello, quantomeno, di rendere conformi questi immobili, di fare in modo che funzionino e di sapere effettivamente chi consuma, quanto consuma. E poi c'è da dire che effettivamente bisogna azzerare tutto quello che è il pregresso, perché io penso che per le persone che sono all'interno e che non possono permettersi quelli che sono i costi attuali, o gli si trova una nuova collocazione oppure si torna alla CAS e decidono loro, in funzione praticamente della CAS, dove vivere e come vivere. Cioè, la scelta non può essere se mangiamo o non mangiamo, la scelta deve essere che hanno bisogno praticamente di una risposta e la risposta deve arrivare alle istituzioni. In primis chiedere alla Regione di azzerare tutto il pregresso e di iniziare da capo a dare soluzioni e risposte concrete alle persone oggi qui presenti.